Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Sonatok ed eccoci su The High Tide Hotel, un titolo del 2023 di Wales Interactive, studio di sviluppo che abbiamo già più volte conosciuto all'interno di questo canale, grazie ad opere del calibro di Nightbook, 10 Days, I Saw Black Clouds e qualche altro titolo che personalmente ho giocato offline prima di aprire il canale YouTube. Come può essere The Bunker e The Complex, se ricordo bene. Una serie di titoli che sono semplicemente filmati, che partono dopo una nostra decisione, quindi una specie di grandissimo film interattivo. Ora, io adoro questo genere di giochi, per quanto naturalmente non rientra magari in quelli più giocosi che amo affrontare, come può essere un Souls-like, ma adoro quanto possono esprimere, adoro il loro grado di trash, volontario e non, che riescono a raggiungere, esattamente come capita nelle opere, per esempio, di Supermassive Game, opere che offrono film di serie B, però davvero particolari. Ora, ho avviato il titolo, ho sistemato le impostazioni e come vedete in alto a sinistra ho scoperto che non ho il DLC 4K. Il gioco non mi aveva avvisato, l'ho acquistato regolarmente con il titolo, ma a quanto pare ci vogliono 32 GB per il download, quindi mi spiace, ma ho voglia di giocare. Non lo vivremo in 4K, anche se fosse la registrazione che voi starete vedendo è in Quad HD, quindi. Una volta approfonditi e conosciuti i primi personaggi, potremo capire che scelte prendere all'interno del titolo. Esattamente come è successo in 10 Days, esattamente come abbiamo fatto per Nightbook, titolo che per ora ho più amato di quelli dei loro prodotti, anche se molto trash. Purtroppo, come si vede nei filmati, soprattutto il nero viene totalmente impastato. Siamo in Francia? Perché strappare solo alcune pagine? Caspita. Che cattiveria! Una nonnina così insospettabile che ha continuato a mentirci e a recitare sino all'ultimo. Have my conviction. You don't know me, but I found you. Introduzione per ora più bella di sempre dei loro titoli. Più di Bloodshore, per certo. I found in the debris was an address which I've enclosed. I'm going to make sure she's all right. If there's any part of you that cares for your daughter, you'll come too. Signed, R. Price. Private investigator. Quindi è un qualcosa alla Squid Game? This is it. The Isle Tide Hotel. Può dirmi qualcosa di questo hotel? La vedo una scelta un po' stupida. Siamo qui per un motivo, per certo sappiamo qualcosa riguardo. Ha visto una ragazza? No. Quanto le devo? How much do I owe you? No, forget it. Look, besides, the old toll takes care of anybody getting there. I've always wondered about that place. I reckon reception. Non sa nulla, appunto. I just never had the balls to try. Still, just getting close. I don't know, it means something.
grazie per la sua sincerità e per aver citato involontariamente alcune informazioni senza una nostra richiesta. Così facendo manteniamo anche quell'aria misteriosa. Beh, ti aveva detto che non voleva essere pagato, era stato chiaro. È una bambina. Non riesco a vedere bene in determinati punti del filmato, probabilmente la luminosità è davvero troppo alta. Dovrei aver sistemato un po' la situazione. Tendo ad aumentare la luminosità per i video su YouTube, che diventano sempre più scuri grazie alla compressione di YouTube. Ho anche reso i sottotitoli più grandi, perché così facendo è più facile per voi seguire da smartphone, però noto che sono davvero comunque piccolini e sono la dimensione massima purtroppo. Adoro tutta questa inventiva che vi è per questo team di sviluppatori e anche attori e registi sicuramente. Un voler creare un titolo con poche ambientazioni è un qualcosa che apprezzo, perché vuol dire che vi è uno studio di quello che si vuole mostrare e naturalmente di quello che si vuole rendere interagibile all'interno del titolo. Io non leggo davvero nulla. Hello? Welcome back to the Isle Tide Hotel. È un bellissimo ciuffo. I trust you had a pleasant term, Miss Ray. My apologies. I mistook you for somebody else. Bellissimo il sorriso accennato con cui ha detto questa frase. Qualcun altro. Ho un invito. Partiamo da questo. L'autista ha detto che accettano chiunque abbia questo invito, per quanto ne sa. I have an invitation. Abbiamo un volto così espressivo. Lo ha già detto. May I inquire which symbol can be found on the inside of the invitation? You must have seen it, no doubt. Certo, è una croce. A cross. Forgive me, sir. It's just a rather splendid joke. You shouldn't feel bad. I gave it a valiant effort. È una situazione così surreale, così strana. Ho paura che la persona alle mie spalle all'improvviso cominci a cantare Ya Ya Ding Dong. Domotica, mi dicono. Are you not going in, or I take the receptionist wasn't very friendly. Più che altro è strano. Otherwise you'd be in there, right? Unless you're thinking it over. I mean, cosa hai ricevuto? I'm Christopher. Mi presenterei prima di tutto, però la sigaretta non è accesa, lo hai notato, vero? Probabilmente lo fa solo per rimanere qui fuori, a ingannare il tempo. It'll kill me if I light it. You sound like my doctor. She would... Did you know that you could fail therapy? Oh, certo. After she
normale che vi sia la possibilità di un fallimento, ci sono tantissime motivazioni al riguardo. An invite for an anxiety-ridden introvert to attend a gathering of complete strangers. So, here I am, in the doorway at least, invited by Dr. Aniston himself or herself. Look, if you think I should go in, I could probably get you in too. We could go together. Beh, in quanto introverso, no, dovresti andartene, no. Non sappiamo come mai è qui. Se è un invito, vi è una motivazione. Vediamo nella cartella oggetti. Cosa si vede? Tutto qui? Ah, ok, possiamo analizzare solo un oggetto per volta. Quello che ci viene presentato all'interno del capitolo, se così si può definire. Eh no. Entriamo insieme. Non solo aiuteremo lui, aiuteremo anche il nostro protagonista. Che almeno, a quanto possiamo ipotizzare sinora, ha la possibilità di avere un carattere incredibilmente riservato e misterioso. Non esageriamo, Christopher. Guardate le sue espressioni, sono bellissime. You gave me a fright. I thought we couldn't have you. Yeah, my friend here, he convinced me. Hi, I'm Josh Malone. We don't usually allow guests, but as you convinced my Christopher, I won't put you through the test. But we need you to get fitted. Why don't you go get ready, sweetie? I'll see you in there. Oh. Abbiamo creato un'amicizia preziosa, probabilmente, per questo titolo. Conserviamola come tale. Non riesco a guardarlo seriamente. Quelle bretelle sono troppo belle. Wow. Voglio la più eccentrica possibile. Oh, well, do you wish to participate or not? We need to start the exhibition, and if you don't wish to... Ci sarà la classica scena in cui faremo punti da un ago? Non lo chiederei comunque a lei. Perché prendere le misure? Probabilmente risponderebbe con qualche altra domanda, inutilmente semplice per noi, tipo perché no? O meglio, sai dove sei venuto? Quindi un qualcosa che non ci serve. Parlami della mostra. Ecco appunto, ovvietà. Non sono d'accordo. I create all the experiences at Altide. A clear vision, varied, so they find their true core. Ed è un qualcosa di strano, perché è esattamente un qualcosa che ha a che fare con il cambiare la forma umana, l'abbellirla. I'll get one ready for you. Go wait in the bar and I'll summon you through shortly. Off with you, speedily. Certo, grazie mille, madame. Sembrava per qualche motivo incuriosita dal nostro personaggio. Sono curioso di scoprire come sono riusciti a incastrare tutta la location. Mi aspetto un qualcosa alla Cluedo. Red or gold? Excuse me. Another verse that doesn't notice them. Have you never looked up during a swell celebration? Non so di che cosa stia parlando. But red is
traditional. You said that already. But red is customary. Well, customary to always have someone else take the credit. We need to try something new. E abbiamo un qualcuno vestito esattamente come i palloncini che cerca di mettere. Sono solo palloncini? No. Personalmente preferisco loro, e non in quanto io sono Atok, ma in quanto protagonista. Sembra una persona molto classica, non sembra amante di colori sfavillanti. Loro è un classico intramontabile. There's a girl. And perhaps I'm no longer needed. Some old relic. Don't go. I wouldn't know how to do this without you. Peccato. Non poter scegliere un terzo colore. Posso scegliere dove andare. Posso addirittura andare avanti senza far nulla. Ok, siamo abbastanza misteriosi. O comunque sospettosi, spaventati. Iniziamo avvicinandoci allo scrittoio per poi sederci ed osservare la situazione. Non saremo più strani di molti individui che abbiamo già imparato a conoscere in questo hotel. Addirittura posso informarmi sui messaggi? Wow! Join me for the changing of the tide. Seeking person with an open mind to peel back the layers and find the core. Room 7, 8 p.m. Rosie. Penso che sia la ragazza che abbiamo appena conosciuto. To all who think the core is sex, all genders welcome. Room 18. Però vi è tutta questa possibilità. Where is room 14? Messaggi scritti non solo su fogli diversi, con calligrafie diverse, ma anche con stili diversi. I, Jordan Hemlock, am starting a petition to change the terminology of the etiquettes. Ergo, come find me and sign. Purtroppo non so abbastanza del nostro protagonista. Magari vorrebbe solo una serata del genere, oppure si lascerebbe trasportare da quello che è il mistero, o perché no, un qualcosa di comune, un qualcosa di facile da capire, ma difficile da spiegare ed esplorare. Sarebbe davvero carino, o ancora di più, un qualcuno di incredibilmente formale. Lo scopriremo, pian piano sceglieremo quale stanza visitare, chi persona conoscere, come trovare la ragazza che stiamo cercando. Qua? Vi è un'interazione allora. Ma quindi prima non era visibile bene la foto, non era la luminosità il problema. Questa musica malinconica, tra l'altro, che è partita, mi sembra alquanto naturale, e no, per quanto la mia curiosità vuole prendere il sopravvento e parlare con tutti quelli presenti qui nella stanza, evitiamo momentaneamente, anche se potremmo perderci così tanto. Nel caso faremo una prossima run, se il gioco vi piace e se non è troppo lungo. Per quanto io sia sempre dell'opinione che esplorare un titolo del genere
è bello proprio perché all'inizio non si conosce nulla e quindi si è semplicemente se stessi. Winston could be anybody. I wonder if he's here. I've got no closer to finding the core this tide. Waste of a suit. Quante personalità. Andiamo. Abbiamo la possibilità di osservare, però. E ora al bancone. L'anziana signora, 78 anni. Complimenti. Era super arzilla nei momenti in cui non stava fingendo. Yes. I'm Jordan Hemlock. I'm not surprised you've heard. They chatter in their boxes. You see, I've spent more time alone. È fantastico perché noi che stiamo vivendo questa avventura siamo esattamente come questo personaggio. Non sappiamo nulla. Siamo qui, sconvolti. Certo, il nostro personaggio ha un passato, ha un pregresso, ha motivazione per essere qui. Ma noi giocatori, esattamente come a lui, in questo momento, il tutto è particolare. And began to ponder the word, term, horrid sound. Credo che scapperò. I've created a petition for the grand elect to change the terminology. What do you think of the word span? Sono curioso, tutte queste persone sono davvero interessate o vengono qui e semplicemente per non intraprendere altre conversazioni con questo personaggio così bisbetico firmano? Perché cambiare una parola mi sembra una domanda stupida. Ognuno ha sue motivazioni. Più che altro, com'è stato il suo arco temporale? So how was your span? I knew I could count on you. You remind me of myself. Non credo, ci siamo appena conosciuti e a parte lo Jägermeister che vedo lì a fianco a lei, non so nient'altro. Right. And these grand elect, they choose who come here, do they? Invitation only. Oh, they ramble on about their inclusiveness, but all I can see in these etiquettes are rules to keep out those they deem unsavory. E a questo che serve effettivamente una scelta di chi portare all'interno. Should we call for a hearing at the measure? All the verse. Ego, they'd have to consider it without the benefit of a bout. Naturalmente. They don't have to listen to me. There are rules in place to stop that too. Spesso sono flessibili. Bisogna imparare semplicemente a conoscere. You scratch my back, and then you can demand a favor later. Right. And I would guarantee it. Anything you want. Non sembra una persona in grado di chiederci un qualcosa di orribile. Personalmente starei alla sua richiesta. Nel peggiore dei casi, semplicemente non eseguiremo quanto ci ha chiesto. Una location così vecchia o vintage.
o scegliere. Allora, non ci sono tutte, per esempio non abbiamo la stanza 14. Scegliamo la 8. Senza motivo, così. Voglio vedere il nostro protagonista. Oh, I'm sorry. Spaventato. You think it's easy? O comunque è disagio. Well, it's not. I have been trying for the last 2 hours. 2 hours trying to put that lipstick on, and it. Oh, purtroppo non sono la persona più adatta a questo, mi spiace. They tell you to change, but they don't prepare you. They don't tell you how to feel. I can't go a whole term with that. It's not about that, George. It's about what's inside, George. It's about the core, Georgie. La camicia e i suoi motivi sono un caso. Non scapperei così, ma capisco il disagio del protagonista ed è quello che intendevo. Come si comporta di fronte a una situazione del genere? Ora lo sappiamo, è effettivamente schivo. I found you. That's what I wrote in the letter. I'm Price. Your Price? What did you expect? Oh! Perché? Bet myself a bottle of Bushmills you wouldn't show. Heard you were never around. And people don't change. So figured it an easy bet. So those who do, you have to watch out for. So why are you here? Per trovare qualcuno. Wow, some newfound fatherhood. We're looking to make. Yeah, I came, didn't I? Makes no difference. Well, why did you write the letter? In case something happens to me, at least someone would know where she is. Che posto è questo? Finalmente abbiamo un qualcuno che sembra sapere qualcosa in più di noi. Abbiamo l'occasione di dire questa domanda. They have your daughter. That's all I need to know. Perché? Asked around before I got here. People stayed tight-lipped. Even the locals. Even for cash. Whatever's going on has got folks scared. All loyal, like I've never seen. Unlike you. Sta evidentemente un qualcosa che noi non sappiamo riguardo la nostra situazione con la famiglia che abbiamo creato e nostra figlia. I'm gonna get one, go down there and find out who has her. And if you don't show, I won't be surprised. Continua, eh? E neanche lei. Siamo stati così orribili come genitori. Non so neanche che vestito mi ha dato. È una giacca? È un camice? È un tailleur? Una cosa incredibilmente lasetta. Non ci riesco, mi fa troppo ridere. Accountant, boring. London based, so the commute's a nightmare. Bellissima maschera. Do you sweat much? Got newfound respect, mind you. Didn't get promoted once. Bloody bunch of tossers. Told you so. And you said I was whining. I hope you learned something. Yeah. It's never subtle. It's obvious where they're looking. Right here. Bloody off-putting.
Incoraggiante, ma vi ritiro. Anche in questo caso non sono la persona giusta a cui chiedere. Soprattutto perché questo titolo è del 2023 e la DAP è comunque vecchia. After the measuring wraps up, we can approach the Grand Elector. Ecco a cosa servivano le connessioni all'inizio. E la signora che stava osservando la mostra. Anche la sua maschera ha delle parole. Vi è un caso della maschera della volpe? Io spero di rivedere tutto questo alla fine con occhi diversi. È il nostro amico introverso. Grapes are not harvested from thorn trees, nor a fig gathered from thistles, for they yield no fruit. Peel comes before the fruit to protect it. Non solo. That shall not be so on the swell. Just as the great ocean has one taste, the taste of salt, so too shall this tide, the taste of life. To reach the fruit, we must first cut away the peel. Simul iustis epicator. Sono davvero tutti indottrinati. Nice to see our body. Hope you all had a lovely time. If you're new or would like reminding, the 9-chapter etiquettes can be found in your rooms or on the notice board in the lobby. Il ragazzo presente nella lobby quando siamo arrivati stava vedendo un quadro, probabilmente quelli erano i punti. We are who we say we are. Praise be to Dr. Aniston, founder of the Tide and seeker of the core. Praise. 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 First we have taken the measure of each other. Now comes the fitting. Bring forth the new verse. Lo abbiamo condotto noi qui. Christopher? Give us your name and we will change it. Give us your suit and we shall swap it. In the giving and the changing, only the core will remain. And in the core, purpose. Dobbiamo salvarlo da questa situazione. Vedete qui, al lato di Christopher, come la pittura alla base di quel quadro sia quasi sciolta, colata. Changed my mind.
sorry. I don't want to do this. I was talked into it. Una scelta? Certo, distruggeremo la nostra copertura, distruggeremo tutto. Ma davvero? Before we embark, does anybody wish to shed guilt for the term? Last term, I practiced as the priest. I found it hard. I confess, I turned to drink. And I got a tattoo. A priorità della gravità. È comunque riuscito a confessarsi senza paura. Forgive me. You are already forgiven. I committed a crime on the previous term, which verse 37 was arrested for. Etiquette 4 has been broken. Tutto così surreale. To impart manners, your suit shall be chosen for you. You are already forgiven. I too wish to shed. The whispers you have heard of a young girl are true. Qui non vi è grido. Chosen by Dr. Aniston himself for this deviation of etiquettes, she will be presented to all at tonight's swell celebrations. A hearing for all. Until such time, we shall proceed from the measure to the fitting. Addio ruoli. Non diamo per nulla nell'occhio. Zero. Dobbiamo parlare con la ragazza dei capelli rossi. È nuova. Magari non è ancora totalmente indottrinata e possiamo scoprire un qualcosa? Assolutamente. Dobbiamo assolutamente aiutarlo perché magari in futuro potrà aiutarci. Non riesce a parlare bene. Che strano. I'm here representing those verses such as this person, who have signed our petition and believe that it is important that one word... I do not believe we have met. Staff members, hangers, mentors, or those untested shall have no say at the Altide or the Unless the new verse passes the entrance exam, ergo allowing all established rites of the etiquettes to be passed to him. Bravissimo, Jordan. They pass. You failed to mention that you weren't invited. However, if you do this for me, I'll grant you a favor. I want Eleanor Malone. Eleanor. Right, right. You help me with this, I'll help you with that. You must think like them. Il che sarà non poco difficoltoso. Sure. I'll take the test. Left hand. Question. E eccomi, perdonatemi. Ho fatto una breve pausa. Pappa per il cagnolino. Rispondiamo a queste domande. Naturalmente, esattamente come ci ha detto il nostro compagno, cerchiamo di essere non noi stessi, non protagonista, non giocatore,
ma di rispondere calandoci in questa setta. Quindi non risponderei con qualcosa che va sul vago, ma andrei diretto. Sappiamo quello in cui credono, o comunque ne abbiamo capito parte. E non sì. Lo avete enunciato prima, il dottor Aniston. La grande letta è un qualcosa che è venuto dopo. Non a caso il nome appunto è questo. Founder of the tide and seeker of the core. I was talking with Dee the other day about what the most important part of the tide is. She believes it's the suits. Dee è una lì e chiedi. What would you say? Allora, il cambiamento no, è una risposta troppo banale per quanto fondamentale all'interno di tutto quello che abbiamo scoperto. L'hotel sarebbe la risposta più ovvia, a mio modo di vedere, quindi quella che darei io personalmente, ma io sono il giocatore, quindi vedremo. The verse. That's what I said. How many members were present? Questo non è un qualcosa che possiamo sapere o dedurre. Sapevamo che i membri erano pochi, ma quanti? Ora, personalmente direi sì, mi sembra il numero più particolare per una setta, ma sto rispondendo da giocatore e a caso sbaglieremo probabilmente. Ci siamo riusciti? Seriamente? Consiglio utilissimo, compagno. Alla fine sto entrando davvero in una setta. Ah, caspita, è una domanda extra. Come protagonista direi la seconda. Yes, without question. Such blind ambition. Commendable. But we're here to encourage more individual thought. Each term we complete, we remove distraction, ambition, and leave little of the person you want. Beh, ma questo è un test d'ingresso. And what's left? È normale essere ciechi alla setta per ora. Did he pass? Our newest verse. Ergo. Will you listen to the hearing? You may not score another this term, Jordan Hamlet. For a verse may call for one hearing per term. Quindi tutto questo è stato inutile? I've already heard your request on behalf of your wife. Unbearable. Which was denied. Well, then I will. Ascolterete la mia. As is your right, verse 56. You'll still need. Forse ci stiamo esponendo troppo. Signed off by the notary before the Swell Night celebration. Which is tonight. Good luck. A priori da tutto, nel riuscire o nel non riuscire in questo, abbiamo svolto la nostra parte del compito. Always complaining. My nugget of gold, she'll grumble about silver suits her better. Still, she's my nuisance. And they banned her from joining. Bella falena che si è vista volare per un secondo. That's just it. Era semplicemente un intruso all'interno dell'inquadratura o un qualcosa di voluto? Yes. Ergo, help me with this and I'll get this Eleanor Malone for you. Take this to the notary and get it signed. He's
tricky fellow, and we haven't much time. Where do I find him? Reception. Revolution here. I'm not in the habit of making visits. Take a peek at the map behind reception. I'll go and get the rest of the signatures that we need. Well, are you going to get enough in time? It's not exactly an exciting proposition. Mi sembra alquanto persuasivo. Idea. Meet me at the bar once you're done. Mm-hmm. Povera persona lì presente. Firmerei volentieri per non ascoltarlo, per non rimanere lì imbrigliato fra i suoi discorsi, esattamente come si fa con quelle persone fuori dall'università che ti continuano a chiedere di partecipare ai loro corsi / sedute. No, siamo qui, esaminiamo il bancone. A questo punto il nostro fare da personaggio deve per certo cambiare. Non possiamo più essere semplicemente osservatori. Dobbiamo crearci un destino. Ora dobbiamo essere persuasivi. Dobbiamo apprendere più che possiamo di questo hotel. Dobbiamo conoscere questo notaio. Dobbiamo batterlo, probabilmente. Quindi questa è la mappa delle stanze. George, la persona che abbiamo conosciuto. Ed ecco Dee. Ne conosciamo un paio e... la stanza numero 14 effettivamente non esiste. Che cosa strana. Comunque, notaio, stanza 19. E abbiamo pure un archivio. Se è presente la chiave numero 20... la prenderei. Riuscire ad entrare in possesso dell'archivio o di parte di esso sarebbe fantastico. Senza se e senza ma. Possiamo vedere anche altro, prendere altre chiavi? Mi fa quasi paura. Non rischierei la sorte, direi che abbiamo fatto abbastanza. Non prenderei altre chiavi, potrebbero scoprirci. Esaminiamo la scatola degli oggetti smarriti, magari troviamo qualcosa di utile. E poi andiamo immediatamente alla stanza. Un tablet. Perché poi una pallina in 3D è orribile? Soprattutto vedendola così in comparativa. Andiamo via, andiamo al secondo piano. Per quanto vorrei tanto esplorare e continuare a parlare con più gente possibile. Ma vi sono le etichette. Questo è l'archivio. Una vetrina dell'IKEA. Qualcosa di vecchissimo. Non saprei neanche come utilizzarlo, questo computer. In realtà probabilmente sarà un semplice comando in DOS, però... questo rumore. Mm.
motivo per aggiornare il computer dovrebbe essere proprio questo, la possibilità di entrare senza problemi e riuscire a bypassare un qualcosa come questo. Fortuna. Funzionamento della macchina. È un piccolo spoiler quello che potrei farvi nel caso non abbiate visto il film Get Out, ma sembra un qualcosa molto simile a quella. È strano e spaventoso. La setta è aumentata esponenzialmente, guardate il numero di persone e guardate ora. Wow. Spero che non ci sia davvero tanto da ricordare in tutto questo. Ancora? Beh, la morte è la domanda che ci hanno fatto. Eleanor. In attesa di procedura. La materia grigia non è ancora matura. Potrebbe non riuscire ad accogliere un nuovo ospite. Beh, abbiamo letto un po' di tutto, però non abbiamo trovato davvero nulla in particolare. Non abbiamo altro, però potremmo tornare indietro e prendere altre chiavi. Se il gioco ce lo permette, proviamoci. Certo, è comunque un qualcosa che non farei. E qui dietro è presente ancora la chiave della stanza 20. Proviamoci. Prendiamo un'altra chiave. È per certo privilegiata rispetto alle altre stanze che abbiamo visto. A mio modo di vedere anche pacchiana, ma sono gusti. Beh sì. È un qualcosa di molto strano. Non abbiamo un telefono, anche solo per fare una foto a tutto questo. È un qualcosa di facilmente trovabile all'interno di una stanza come questa, dove non vi è nulla che può distrarre chi entra all'improvviso in una camera. Tenderei a non metterlo lì, ma ahimè, qualcosa di inutile, almeno per quello che conosciamo sinora. Tornerei quasi indietro a lasciare le chiavi, ma penso che non vi sia un'interazione del genere. In verità non vedo l'ora di parlare col notaio e scoprire perché è stato definito un tipo scaltro. Ora sappiamo come ha scritto quel messaggio all'entrata. Ah. La sua adorabile moglie. E davvero non ci siamo accorti di nulla entrando in questa stanza. Abbiamo scelto un alleato, sì, che possiamo utilizzare in quanto semplici non conoscitori di questo mondo, ma anche una persona che mi sembra non adatta alla nostra richiesta. Vi è davvero poco che può fare fisicamente. Look, I found one. See, she has lots of friends. Mrs. Grace, Sarah,
Emily? Volevo parlare esattamente con te. Janice, I think. Questa era la camera del sesso. Scappa, scappa. Mi perdoni? Have you seen this one? It's just so many. Sempre lo stesso tema ricorrente nelle stanze. Però in un altro test. I was wondering if you could sign this. Heard you might be heading here. Does it look like I have the time to sign? It's for a hearing. Why would I wish to change the etiquettes when they're already so complicated to enforce? Just one word. One word, you say? And what happens when Mr. Jordan Hemlock changes said word? He would have changed the etiquettes and thus become a grand elect by default. Grand elect. Then who knows what else he'll change? Probabilmente sta parlando di una conseguenza che, per quanto marginale, può portare a grande impatto, un effetto farfalla. No, sorry. I have files to send, penalties to deliver, and most importantly, there's a queue. A good day. Posso aiutarla? Could I help you? You said you had penalties to hand out. Maybe I could do that. Then it'll save you time. Time enough to sign, maybe. Oh, very well. Hand these out and I'll stamp. Davvero non si mostra in viso? Ecco perché non potevano parlarci. Okay, I get it. I'll change. But you're not going to get me to stop playing. You can do the same thing in games without getting in the tub. Sperava all'improvviso di sentire la musica del circo. A cosa ho appena assistito? O perdere tutto. Ok, non dovrei ridere per quanto sia un'esasperazione questa, però mi piace come si sia contraddetto in una sola frase. Ma non l'ho mai fatto. I bet they're regretting it now. È un'illusione, una speranza. Stop it. No look. But when I watch that wheel spin, who's it hurting anyway? È stato chiaro, ma fa male a te stesso. Yourself. A farti male? Sì, probabilmente. Which could be used for something greater than me. Pissing in a slot machine. Sì, ma non credo che ci sia così repentinamente una presa di considerazione e posizione.
Non c'è il che, ma siamo tecnicamente solo postini in questo. Ma abbiamo probabilmente, per quanto in modo naturalmente marginale, un nuovo alleato. Hello? Hi, I handed out all the... Avevamo finito le persone. Dear Mr. Notary, I'm writing to ask that you deny my husband's request for an invitation. My doctor informed me you have made inquiries. I request you respect my doctor-patient confidentiality concerning my terminal diagnoses. Given the choice, Jordan would vote I fight it. Truth be told, I'm too tired. I'm not sure how you all do it. Yours sincerely, Mrs. Hemlock. Hanno inserito una voce da narratore davvero non adatta a una signora di quell'età. Posso sedermi? Yes, yes. I'm feeling much better, but I'm not playing any more chess this term. You'll have to wait until the next swell. But as reigning champion, I'm happy to answer questions you may have. Cioè, non posso fare una partita a scacchi, intendi, in quella che è la nostra partita in questo momento all'interno del titolo? O davvero semplicemente confondono le cose nel parlare? Un'azione a un qualcosa che è un pensiero? Un pensiero a un qualcosa che è reale? Nessuna di queste domande sono tutte strane. Cos'è l'essenza? Sicuramente è un viaggio che dobbiamo percorrere. E non sappiamo ancora bene a cosa si riferisce, perché dovrebbe saperlo un altro verbo all'interno di questo gruppo. Parlami della Maria, al massimo. Scommetto anche che è bagnata. Ok, possiamo fare tutte le domande che vogliamo, facciamole. I've been with her since the beginning. Amazing woman. She invented it, you know. Sì, invece lo abbiamo visto al computer. Just a shame about her husband. Got enough in the bank to move, take this place somewhere hotter. But she'll never leave this place, so we stay. Why? It's where she lost him. Best not say anymore. Il nostro personaggio continua a essere troppo espressivo. If I knew, I wouldn't be here. Appunto, come sospettavo. O meglio, come era facile intuire. As different as each suit is, you soon realize that we all have the same problems, the same tastes, the same routines. Ma si migliora, o almeno l'idea è questa, passando di completo in completo. The meaning of it all. But who says there's a simple answer? Sa. Magari cambiando completo cambia anche il problema e quindi la domanda. Sembra infastidita. Davvero? You who gave me the idea. World being what it is nowadays, people like a strong female lead. Ergo, I've got all we need but one. Jordan? Yes, it's me. Well, how do you... I fit into a fiddle.
No, it's fit as a fiddle. Saying, it means you're healthy. No, it means you don't have to fiddle around with laces and straps and such. E neanche gusto nel vestire, a quanto pare. Do you have it? I found your wife. So did I. Lane. She left without giving me a say. Non voleva più combattere. Well, now's my time. I'd do anything to be with her again. We're all searching for the core, our meaning to life. I found mine. And then I lost her. I know it won't be the same. But... Ego... E ne vale la pena. So, will you help me? I'd do anything to get her back. Get them both back. Yeah. Certo. Well. Però gradirei sapere prima cosa è successo, come è venuto. Sappiamo quello che è successo perché lo abbiamo visto e letto sul computer. Ma com'è successo in così poco tempo? Il corpo di chi è, com'è venuto, quando, perché? Trust me. Vi sono conseguenze, no? C'è davvero tanto che vorrei sapere prima. We are who we say we are. We have measured. Siamo anche chi diciamo di essere. I have a petition signed by enough members of the verse to pass it. For Josh, of course. Has the notary agreed to this? It has been stamped. And the verse agreed. Majority. All but one. Should one of you join our cause, we can make a real change. Except this is very much your. È stata firmata da tante persone. Is my petition, yes. Therefore, should this change of evidence pass, you, Jordan, will have changed the indicates and thus become a grand elect. Ergo, if I should be elected, I would be interested. And I would pay anybody. E avrà abbastanza potere da aiutarci, probabilmente. You have failed. I'll work to change. Fantastico. I've back. I've taken away. I want to drop the age limit. I want to be young again. Agreed. Ma questa è disperazione. What could he have promised? I'm Eleanor's father. Should you go ahead with this, your daughter may be saved, but many more will be taken. Oh. Do you know them? Do you care about them? No. Here, go and vote for change. Our etiquettes are there for a reason, not to be bent or broken at personal will. I'm only asking for one word. Vote against the change. Rules can be bent, remember. Non abbiamo detto che sono qui per essere infrante le regole, ma che sono flessibili. I prefer the word span. We've done it! Ergo, we'll get them back. I guarantee it. Una promessa è una promessa, però ricordati. Bring out the new verse.
Eleanor, come stai? Should anybody here give any reason why this girl should not be to Dr. I'll just stop you there. As the new member of the Grand Elect, I hereby give Eleanor to Verse. Non sappiamo purtroppo cosa accadrà da qui in poi, ma posso dire che abbiamo ottenuto una vittoria, con stile per certo. Non abbiamo fatto del male a nessuno e abbiamo ottenuto il potere con astuzia, per quanto un potere necessario semplicemente ad ottenere nostra figlia. Ora vi è tantissimo ancora che dobbiamo scoprire. Come mai non siamo stati degli ottimi padri? Come mai è stata catturata? Sappiamo il fine ultimo, ma perché proprio lei? Cos'è successo dopo che siamo andati via? Cosa è avvenuto alla ragazza con la maschera da volpe? Cosa stava succedendo qui? È possibile fermare tutto questo? Sono sinceramente felice, comunque, del finale che abbiamo ottenuto, ma sono curioso. Voglio riprovare a giocare il tutto facendo piccole ma sostanziali modifiche. Questa volta non appoggeremo quel piano. Proviamo a creare qualche altro legame, magari entrando proprio nella sala con chi sta osservando la mostra, o magari dando la nostra approvazione per il palloncino rosso. Vediamo se cambiando piccole cose il risultato è nettamente diverso. Sono curioso. Ci rivediamo a una sostanziale modifica. Qui all'interno del menu vi è davvero tanto di quello che possiamo scoprire. E ci dicono più o meno dove possiamo trovare anche il tutto. Non hai battuto il campione in carica, ma hai guadagnato qualcosa. I vari incontri. Già, non sappiamo che fine ha fatto Christopher. Riguardo la planimetria dovremmo avere qualcosa. Ah, ok. Potrebbe essere benissimo uno scoprire alla fine di tutto questo. Hai salvato Eleanor al costo di altre vite. Ma non sappiamo bene come o cosa. Come detective siamo stati pessimi. Magari alla fine di tutto appunto si sbloccherà un qualcosa. Invece in documenti siamo stati molto bravi e oculati. Certo, tantissimo manca, ma è anche tantissimo quello che non abbiamo visto, i personaggi con cui non abbiamo parlato all'inizio. Ma per certo abbiamo completato più del 50% dei documenti. E tutto questo invece? Chissà, vediamo. Ora che ci penso, spero che il tutto si possa saltare. Ti prego, gioco, dimmi di sì. Per quanto riguarda la storia, sinceramente, è sì interessante. Ah, meno male. È sì interessante, però manca quel mordente. È bello che ci sia comunque quel segreto di fondo, per quanto un qualcosa che ho già visto in tante altre opere. Ma non è appassionante. Che peccato. Nightbook, per quanto avesse sì un mistero stupido, davvero stupido, vi era anche quell'antagonista tra virgolette carismatico, pauroso, un qualcosa di sovrannaturale, difficilmente battibile. In questo caso invece, essendo semplicemente uomini, abbiamo distrutto tutto. Ha visto una ragazza. I'm looking for a young girl. Which one? Not the first to ask, mind you. Ah, lo sapevo. Sappiamo a chi si riferisce. E gli ha offerto anche dei soldi, vero? Finora, e sono ancora agli inizi, sto davvero chiedendo a tutti della persona, di nostra figlia, ma tutte le risposte che abbiamo sono sempre incomplete, celate o banali. Questa volta però dirò a Christopher, se ricordo bene, di non entrare con noi. Magari riusciremo a salvarlo, oppure, come penso che sia, lo
lo rivedremo comunque alla cerimonia, magari costretto. Your friend went that way. A quanto pare... Ma, scusa. I know you know them. You have the same posture. You're distracting me. I need to get this report finished. Eravamo lì, come abbiamo fatto a non notarli? Soprattutto con un abito così acceso. Comunque, vi è davvero tant'altro da scoprire. Il gameplay con queste poche risposte sta cambiando davvero in maniera radicale. E dato che l'episodio penso che sia durato già abbastanza, è meglio se continuiamo in un secondo episodio e scopriremo meglio quello che il gioco può raccontarci. Scopriremo il cosiddetto... good ending, sono davvero curioso a riguardo. Raccoglierò le varie prove, vivremo vari momenti e perché no, scoprendo tutto dei personaggi, degli oggetti e delle stanze, potremo arrivare a questo finale che ci spiegherà tutto. Quindi ci vediamo nel prossimo episodio, ragazzi, grazie mille per essere stati con me. Mi rendo conto che il gioco, se così vogliamo definirlo, è atipico, però il mistero è presente. E sono troppo curioso. Alla prossima! Dove potremmo andare? In una stanza in cui non siamo mai andati?